caro saluto agli amici di Pillole di Bellezza del Prof. Per rimanere nel clima delle festività natalizie, accompagnate dalle note del Vespro di Natale di Claudio Monteverdi, vi propongo la visione di uno dei capolavori di Caravaggio, l'Adorazione dei Pastori, famoso anche come la Natività di Messina. Un dipinto a olio su tela di grandi dimensioni del 1609, custodito nel Museo Regionale di Messina, appunto. Caravaggio all'inizio del XVII secolo era accusato di omicidio, era condannato a morte, aveva una taglia sulla sua testa e fu costretto quindi a scappare da Roma. Si trasferì prima a Napoli, poi partì per Malta, ma anche lì fu accusato di un crimine di cui poco sappiamo. Finì in carcere e da Malta però riesce a fuggire in Sicilia. Si rifugia prima a Siracusa e poi nel 1608 a Messina. Una città che nel corso dei secoli ha vissuto periodi notevolmente fiorenti e produttivi dal punto di vista dell'arte e della cultura, e in particolare nel corso del Cinquecento, quando il Senato commissionava numerose opere d'arte a scultori e artisti provenienti da tutta Italia. Così, nel corso del breve soggiorno a Messina, Caravaggio ricevette dal Senato della città l'incarico della realizzazione di una pala d'altare, che avrebbe poi ornato l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Concezione, retta dai padri Cappuccini. In cambio il Senato prometteva all'artista il compenso di 1000 scudi, una delle cifre più alte della sua carriera. L'artista immaginò una scena umilissima e malinconica, ambientata all'interno di una stalla, volutamente dismessa, insomma una raffigurazione di grande semplicità, di grande umiltà, tanto da far apparire i suoi personaggi privi di quella sacralità che pure li connota, e tanto simile ai personaggi reali incontrati e conosciuti magari in qualche via della città dello Stretto. Ecco, dalla penombra dello sfondo scuro si distinguono faticosamente le figure del bue e dell'asinello. In primo piano invece c'è la figura della Madonna, una Madonna stanca, una Madonna provata dopo le fatiche del parto, che giace in terra, seduta su un leggero strato di paglia, in una posa insolita che disegna una diagonale che attira immediatamente l'attenzione di chi guarda il dipinto, appunto, verso la Madonna e in braccio il neonato. È Gesù Bambino il vero protagonista dell'opera. Da lui infatti parte un cono di luce che illumina i volti di San Giuseppe e dei pastori, inchinati, pieni di meraviglia. È in questa natività povera, senza fronzoli, che Caravaggio vuole trasmettere l'importanza della ricchezza spirituale come unico e vero bene necessario. Vediamo che, tranne un pastore che se ne sta in piedi, sorreggendosi a un semplice bastone di legno, tutti gli altri invece sono inginocchiati e attenti a non turbare il riposo della Vergine e il sonno del bambino. Una creatura uguale ad ogni altro bambino appena nato, teneramente umana, da non sembrare affatto divina. Come del resto anche la Madonna, che stringe al petto il piccolo e non nasconde la dolcezza della mamma, orgogliosa del frutto del suo parto. In tutto questo però non è difficile vedere nel gesto di Maria l'intenzione di proteggere il bambino da ciò che un destino gli riserverà. In primo piano, poi, sulla sinistra, notiamo un semplice canestro con dentro il pane, una tovaglietta, poche provviste usate per l'estenuante viaggio che li ha portati a Betlemme. È un simbolo, no? Un simbolo per esaltare l'umiltà della famiglia. E lì accanto c'è una sega, un'ascia e altri strumenti del falegname di Giuseppe, che compongono quella che lo storico dell'arte Roberto Longhi ebbe a definire una natura morta dei poveri. Attualmente l'opera è esposta al MUME, cioè al Museo Regionale di Messina, assieme ad un altro capolavoro realizzato da Caravaggio durante il suo soggiorno in Sicilia, La Risurrezione di Lazzaro.